ragazze, in questo video voglio mostrarvi lo shopping che ho fatto da Primark. Sono stata da Primark la settimana scorsa e ho preso un po' di cosine. Era davvero da tanto tempo che non andavo da Primark, saranno passati almeno 2 mesi dalla mia ultima volta. E insomma ho trovato davvero un bel po' di cose carine, anche costumi da bagno. Ma ahimè, i modelli che piacevano a me purtroppo non c'era più la mia taglia, erano rimaste taglie molto molto grandi, quindi ho dovuto lasciarli. E partiamo dalla cosa più grande che ho preso. Ta-na-na-na! Ho preso un gonfiabile per la piscina, per il mare, però sicuramente lo sfrutterò molto di più in piscina, anche perché quest'anno, ahimè, dopo il viaggio che abbiamo fatto negli Stati Uniti, non abbiamo prenotato niente per quest'estate, quindi quest'estate saltiamo. Però non mi sono fatta mancare anche quest'anno un gonfiabile da Primark. Ho preso questo, la conchiglia tutta rosa con i glitter, ovviamente l'ho già gonfiata e ovviamente l'ho già provata. Ed eccola qua, sicuramente non ci sta tutta nell'inquadratura, come si può notare. Comunque mi è piaciuta molto perché al suo interno ci sono tantissime paillette arcobaleno che rendono il gonfiabile ancora più particolare. È a forma di conchiglia, è tutto rosa. Come potete vedere è davvero davvero grande, tant'è che non ci sta nell'inquadratura. È molto molto comodo, più o meno come un materassino, e ci sono anche questi buchini dove c'è la possibilità insomma di infilare la bevanda, e qui a quest'altro lato c'è questa sottospecie di cuscinetto per appoggiare la testa. Davvero molto comodo. Questo gonfiabile l'ho pagato 12 euro. C'erano altre di altre forme, ad esempio la ciambella fatta a forma di panino, di hamburger. Poi c'era l'unicorno, se non ricordo male. Però quello lo trovo troppo ingombrante, anche perché c'è proprio il muso che viene su, quindi mi sembra troppo esagerato, anche perché la mia piscina non è grandissima, quindi già questo è abbastanza ingombrante. Comunque ce n'erano davvero di tantissimi modelli, quindi se vi capita fate un salto da Primark, anche perché praticamente vanno via così come il pane, cioè li mettono fuori e nel giro di una settimana sono già completamente spariti. E per restare in tema estate, ho preso anche queste ciabattine. Quando vado da Primark vengo sempre colpita dalle ciabatte che propongono. Ho scelto queste, ma ce n'erano tantissimi altri modelli. In questa versione ci sono 3 colori, rosa come quelle che ho scelto io, tutte rosse e nere, e tutte hanno le borchette dorate, e io le ho amate proprio per questo motivo. Se non ricordo male queste le ho pagate sugli 8 euro, non c'è il cartellino perché ho già iniziato ad utilizzarle. E sempre restando a tema estate, ho preso questi occhiali da sole specchiati, tutti rosa con le stanghette in oro rosa. Questi li ho pagati pochissimo, costavano 3 euro, ed è la prima volta che compro gli occhiali da sole da Primark, non li avevo mai presi. Comunque questi mi piacevano molto, mi piace come sono tagliati, mi piace il colore, e per 3 euro ho detto ma sì, sai che c'è, per prendere il sole, per restare in piscina, se si rovinano chi se ne frega, li ho pagati pochissimo, però sono davvero molto molto carini. Passando invece alla categoria cose per la casa, ho preso questa cartelletta perché mi servirà per tenere tutte le garanzie, tutti i fogli e degli acquisti dedicati alla casa nuova che ci stanno, che stiamo accumulando ormai in queste ultime settimane. Quindi per non perderli ho pensato di prendere questa bella cartellina. Mi piace tra l'altro molto la fantasia e il colore, e questa l'ho pagata pochissimo, costava 1,50 euro, e la trovo davvero molto utile proprio per contenere tutti quei documenti importanti che non devono andare persi. Però insomma sono sempre contenute all'interno di una bella cartellina. Adoro le cose di cartoleria, lo sapete. Quando ho visto questa sono stata troppo attratta, e visto che in realtà mi serve anche proprio a livello di utilità, non solo proprio perché mi piaceva, ho deciso di prenderla e inizierò a mettere tutti i documenti della cucina, insomma cose che stiamo un po' accumulando e che non voglio che vadano perse assolutamente. Poi ho preso questa cornice, questo poster. In realtà è la prima volta che trovo dei poster, delle cornici fatte così da Primark, non le avevo mai viste. In realtà non ce n'erano molti, c'era soltanto questa scritta e poi un'altra immagine, un altro poster che però non ricordo. Io ho scelto questo, l'ho pagato 7 euro compreso di cornice, con la scritta
per sempre. E questo ho pensato di posizionarlo nel mio studio dove registrerò i video nella nuova casa. Per 7 euro non ho potuto lasciarlo lì, anche perché 7 euro poster più cornice praticamente non si trova da nessun'altra parte se non da Primark, e quindi non me lo sono lasciato scappare. Poi beh, come sempre sapete che quando vado da Primark mi piace fare scorta di dischette di cotone. Ero rimasta proprio a secco, non ne avevo più neanche uno, quindi ho dovuto assolutamente comprarli, visto che ero da Primark, li ho presi lì. Ho preso due dischetti piccolini per gli occhi e poi una confezione di dischetti grandi per rimuovere invece il trucco su tutto il viso. Ve l'ho detto, questi mi piacciono molto, quindi li riacquisto sempre. Poi ho preso questa spazzola per capelli con questi bellissimi colori, sfumato dall'azzurro alla rosa. Questa l'ho pagata 3 euro e visto che nella nuova casa non abbiamo praticamente niente, dobbiamo comprare tutto dalla spazzola a qualsiasi altra cosa, ho detto iniziamo a prendere qualcosina. La spazzola mi è piaciuta, quindi questa l'ho presa e la porterò a casa nuova, la terrò nel bagno, quando poi verrà il momento di utilizzarla, insomma ce l'avrò a portata di mano. Le spazzole di Primark non mi dispiacciono, non è la prima volta che le acquisto, mi ci trovo abbastanza bene. Poi per 3 euro ho detto vabbè dai, la prendiamo, sicuramente non è una spazzola super professionale, anzi assolutamente no, però carina per quello che costa, l'ho presa. Poi una cosa di cartoleria che mi era sfuggita prima, ho preso questo set di penne in gel colorate, sono 4 penne, costavano 1,50 euro, quando trovo queste cose carine di cartoleria e costano poco le prendo sempre. Poi ho preso 4 spugnette, queste devo dire che mi piacciono a differenza di quelle in silicone che ho preso da Primark e che proprio no, non mi ci sono trovata per niente bene. Queste invece mi piacciono, questo set costava, l'ho pagato 3,50 euro, c'è all'interno una spugnetta più grande che utilizzo per applicare il fondotinta, mentre la spugnetta più piccola la utilizzo per il correttore, specialmente nella zona del contorno occhi, e la versione media, volendo, si può utilizzare sempre per il fondotinta. Queste non mi dispiacciono affatto e visto che tutte le spugnette che avevo le ho praticamente consumate, sono da buttare, ho fatto scorta e ne ho prese di nuove. Poi ho preso quest'altra spugnetta della nuova linea K-pop, ci sono un sacco di cose molto carine, molto kawaii si può dire, e infatti ho preso questa Simil Beauty Blender. Questo set, questo kit l'ho pagato 4 euro perché oltre alla spugnetta all'interno c'è anche il contenitore porta spugnetta a forma di ovetto con gli occhietti e la bocca. Visto che solitamente quando utilizzo le spugnette poi ho il brutto vizio di metterle all'interno della trousse con tutti i trucchi, so che effettivamente non è molto igienico fare così, però ho questo brutto vizio e quindi mi sono detta se ho il suo contenitore per poterla inserire sicuramente il tutto resterà molto più, sarà sicuramente molto più igienico. Quindi ho preso questo kit e poi mi piaceva tantissimo la confezione, insomma il porta beauty blender a forma di ovetto con gli occhietti, quindi l'ho preso. E sempre della linea K-pop ho preso questi dischetti refrigeranti per il viso che si possono applicare o vicino alla zona del contorno occhi, sulle occhiaie oppure anche sulle guance. Li ho pagati 1,50 euro e sono al cetriolo, volendo si possono riutilizzare, sono a tenere in posa 10-15 minuti e poi c'è il liquido all'interno, se il liquido avanza sicuramente lo utilizzerò due volte. Poi ho preso 3 maschere per i capelli, è la prima volta che acquisto delle maschere per i capelli da Primark e in realtà è la prima volta che proverò a fare insomma una maschera ai capelli, cioè le maschere queste in tessuto, perché non ho mai provato. Ho preso queste tre, in realtà ci sono 4 tipologie, io ho preso queste tre. Ho preso questa maschera per capelli emolliente in tessuto e la maschera stessa in tessuto ha disegnato tutti questi bassotti molto simpatici, sono a tenere in posa 15 minuti. Poi ho preso questa maschera idratante in tessuto. Questa invece è tutta rosa con gli unicorni. E poi l'ultima che ho preso, questa maschera è nutriente. E qua abbiamo invece tutte le nuvolette e l'arcobaleno, gli arcobaleni. Cioè, sono troppo belle le fantasie. Non vedo l'ora di provarle. Queste maschere costavano l'una 4 euro. E l'ultima cosa che ho preso, poi abbiamo terminato con lo shopping di Primark, sempre della linea K-pop, è stato questo. E voi direte, che cos'è? È un dentifricio, ragazze. Ebbene sì, l'ho pagato 2 euro ed è un dentifricio al profumo di marshmallow, che non vedo l'ora di provare. Poi mi piaceva tanto il
pack, guardate che bello questo, è decisamente un dentifricio per bambini, io credo. Della linea K-pop ci sono davvero tantissime cose molto belle, con dei pack molto accattivanti, simpatici, colorati, quindi fateci un salto e andate a curiosare. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete un bel pollice in su al video, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video e seguitemi anche su Instagram, io vi lascio il mio nickname qua sotto, GiadaFra91. Vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!